Ciao, benvenuti di nuovo nel mio canale. Allora, volevo fare questo video per rispondere a una domanda che mi è stata fatta moltissime volte in Italia. Ogni persona che io conoscevo in Italia, la domanda che mi ponevano sempre era: perché sei venuto in Italia? Molta gente si lamenta che l'Italia sta molto male e che l'Italia è molto caotica, e per questo mi ponevano sempre questa domanda, soprattutto quando conoscevano la mia storia. Io sono nato a Caracas, in Venezuela, studiavo ingegneria chimica all'Università Centrale del Venezuela e nell'anno 2012 io avevo finito assolutamente tutti gli esami che si dovevano fare là. Mi mancava soltanto presentare la tesi e arrivare al giorno della laurea. Mentre aspettavo di fare la tesi e arrivare al giorno della laurea, avevo deciso di prendermi un tempo e, coincidendo con la laurea della mia migliore amica che studiava a Boston, io me ne ero andato a Boston con lei. Questo mi ricordo era maggio del 2012. Una mattina mi sveglio e mi trovo una mail. Questa mail diceva che ero stato accettato per fare il programma, per partecipare al programma di doppia laurea. Avevo fatto richiesta un anno prima, perché tu fai la richiesta per partecipare al programma di doppia laurea e ti danno la risposta un anno dopo. Io avevo dato questo per perso perché tanto loro non rispondevano, non si sapeva cosa doveva succedere perché in Venezuela ci stanno molti, ma molti casini. In quel momento sembravano molti casini, mo in questo momento non mi metto a parlare perché veramente è troppo caotico. Un bel giorno mi sono svegliato con un messaggio che diceva che ero stato accettato per fare parte di questo programma di doppia laurea. Dovevo partecipare a un corso obbligatorio, una cosa obbligatoria. Quel giorno era tipo martedì, più o meno, e sabato di quella settimana lì ci sarebbe stato questo corso obbligatorio, e se non partecipavo a questo corso obbligatorio, che non c'entrava nulla col programma di doppia laurea, ma c'entrava con un'altra cosa che è il servizio alla comunità, perché là è obbligatorio mentre stai facendo l'università fare il servizio alla comunità. E ci sono dei corsi stipulati dall'università che dovevano essere obbligatori, dovevo seguire per forza. Era un corso di un giorno, tutto il giorno. È una cosa molto, molto, molto stupida, dalla quale no, io non ho imparato veramente niente, che non mi ha lasciato veramente niente, e che io ho dovuto fare un biglietto d'aereo dagli Stati Uniti per Venezuela per tornare senza una pianificazione, perché io non avevo pianificato di tornare in quel momento. A questo punto io devo decidere se voglio rimanere negli Stati Uniti o devo andare in Italia. Rimanere negli Stati Uniti non è così semplice come pensano tutti. Per rimanere negli Stati Uniti hai bisogno di un visto di lavoro, il quale io non avevo. Io stavo come turista e potevo stare da maggio fino a novembre, qualcosa del genere. È vero che si trova molto lavoro anche senza avere questi tipi di documenti. Un lavoro come babysitter, ad esempio, è un lavoro in cui ci guadagnavo al mese 2000 euro più o meno, 2000 dollari più o meno, che su per giù vanno abbastanza bene. Io non consiglio mai a nessuno, per andare negli Stati Uniti, per venire in Europa, non consiglio mai a nessuno di andare in un posto dove non avrai i documenti in regola. Questa non è una cosa che gli italiani hanno tanto in testa, perché appartengono all'Unione Europea. Gli italiani hanno il diritto di muoversi di qua e di là, anche se questa non è una cosa che si capisce molto in Spagna. In Spagna non si capisce molto che appartengono all'Unione Europea e ti trattano come un immigrato illegale, anche se sei italiano, anche se hai tutti i documenti in regola. Più o meno tutte le regole spagnole sono fatte così, sono fatte loro, si vede che, vabbè, non voglio parlare in questo video di questo tema, è per un altro motivo. Il punto è che io per questo ho deciso di venire in Italia, dove sarei stato legale, dove avrei avuto opportunità per fare delle cose, e a me in particolare l'Europa mi è piaciuta sempre molto di più degli Stati Uniti, dell'America in generale e di qualunque altro continente. Ho perso un sacco di soldi perché stavamo facendo delle cose, avevamo dei piani, eccetera, eccetera, e ho dovuto cambiare il biglietto che io avevo di ritorno per molto di là, cambiarlo per di qua e pagare delle multe, delle cose. Allora, a settembre del 2012 sono arrivato in Italia, sono arrivato a Roma. E io non parlavo assolutamente una parola di italiano, io non sapevo niente di italiano. Anche se il padre di mia nonna era italiano, questo vuol dire che io sono di una quarta generazione.
neanche mia nonna sa parlare l'italiano. Questo programma di doppia laurea funzionava che io avevo la laurea in Venezuela, arrivavo in Italia, presentavo la tesi e ottenevo la laurea triennale qui. E poi iniziavo il corso della laurea magistrale e facevo anche la magistrale. Questa è come doveva essere, ma ho dovuto fare 3 esami, elettrotecnica, meccanica 1, mi pare, o meccanica o qualcosa del genere. Sono state le 3 materie più difficili di tutti in Italia. Non so se per il fatto che io non sapessi l'italiano. Per me era difficile fare anche un esame orale, quando in Venezuela non avevo mai fatto un esame orale all'università. Tutto era molto molto diverso e non so se è stato per questo, però li ho superati nei primi 3 mesi. Eravamo in 3 a fare questa cosa e veramente senza parlare italiano. Io parlavo molto meno italiano di loro, però frequentando le lezioni, perché mentre preparavo questi 3 esami dovevo frequentare le lezioni della magistrale, per non aspettare un anno semplicemente seguivo quelle lezioni lì e poi potevo fare gli esami della magistrale dopo. Io mi sono integrato in Italia molto 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 bene. Io mi sono circondato di persone italiane, io stavo soltanto con gli italiani, tranne le volte che stavo con i miei amici venezuelani, che sono quelli con cui sono venuto da lì. Ero molto 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 integrato in questo ecosistema italiano, questo ecosistema romano. Io mi sento molto di Roma, io ho apprezzo tantissimo quella città, io amo quella città e mi fa male vedere come viene distrutta giorno dopo giorno. Ogni giorno viene distrutta una città a cui io ci tengo tantissimo e questo a me in un certo senso mi fa male. A me sarebbe piaciuto rimanere lì, infatti io vorrei tornarci presto, però questo è un discorso che lascio per un altro video. Non ho avuto rapporti con le persone dell'università. Ho avuto rapporti professionali con le persone dell'università, tranne con i miei amici venezuelani che studiavano lì, però non con gli italiani. Il mio giro di amici è stato proprio fuori dall'università. Poi ho finito gli esami della magistrale e ho finito gli esami della magistrale nei primi 2 anni e mezzo. Poi, mentre facevo la tesi, nel 2016 mi sono laureato della magistrale. E purtroppo io me ne sono accorto durante un periodo, da marzo a settembre del 2016, il lavoro che ti offrono come ingegnere erano lavori di 200 euro al mese, rimborso spesa per uno stage che manco sapevi se veramente andava a finire bene. Ho degli amici che sono stati 2 anni a fare uno stage per 300 euro al mese per poter lavorare e fare qualcosa. E per questo un bel giorno, dopo averci pensato tanto, ho deciso di cambiare e sono venuto a Madrid. Poi tutta la storia su Madrid ve la racconterò in un altro video e se vi è piaciuto mettete un like, tutta quella chiacchiera che dico sempre alla fine e boh, se volete vi raccontate cosa pensate voi sui trasferimenti all'estero. Ciao ciao, hasta luego!